Elaborare il lutto, come spesso sentiamo dire, metabolizzare la perdita di un proprio caro. Argomento che ci troviamo ad affrontare solo nei casi in cui si presentano tragedie come quella accaduta nella serata di giovedì a Vittoria. Un tema che si cerca di evitare perché è angosciante, perché non accettato, perché non contemplato nella cultura occidentale come facente parte delle vite di ogni uomo. Ieri ne abbiamo parlato a Focus con uno dei dirigenti del Dipartimento di Salute Mentale del distretto di Vittoria, lo psichiatra Enzo Cilia. Bisogna appunto esserci, dare, come dire, la presenza, il conforto. Io so per certo che il servizio di psicologia è stato attivato. Stamattina una psicologa è andata a vedere appunto, c'è il problema anche della ragazzina rimasta, insomma. Ecco, chi dirà questa bimba che gente non ci insomma, sono più? Insomma, era veramente una tragedia, che ha scosso un po' tutti gli animi dei vittoriesi. C'è una città, come dire, sconvolta da questa, sì, da questa tragedia, e quindi chiaramente ogni istituzione dovrà fare la propria parte per non solo dare conforto ma anche supportare chi appunto deve poi col tempo e con l'aiuto, con il sostegno, farsi carico di una cosa così gravosa, così pesante, perché è chiaro che essere strappati in questo modo alla vita è sempre un qualcosa che non si riesce ad accettare così facilmente. Troppo spesso nelle nostre strade succedono queste cose, e quindi spesso vediamo famiglie che appunto vengono toccate da drammi di questo tipo e che solo dopo tanto tempo riescono a uscirne fuori. Alcune, non è diciamo, facile metabolizzare, non è facile, non è facile. Diciamo che la medicina è il tempo. Ci sono tempi anche, come dire, prestabiliti, si parla di 9 mesi, 12 mesi, un anno e mezzo, ci può essere una mancata elaborazione, ci può essere l'evento stressante, può causare anche altre patologie concomitanti, quindi bisogna seguire passo passo appunto, e in ogni caso essere a disposizione delle persone che devono avere, come tutti noi, tra l'altro, avere consapevolezza della indeterminatezza e della indefinitezza della vita. Può succedere sempre qualsiasi cosa. Spesso il pensiero occidentale, la nostra cultura è portata a scotomizzare, a vedere la morte come una sorta di tabù, e quindi ci sentiamo magari, come dire, onnipotenti, non ci vogliamo pensare, non ce l'abbiamo davanti. Invece, per esempio, ci sono culture come quella orientale che convivono con il, anzi, addirittura si festeggia quando c'è, cioè, fa parte della vita, la morte fa parte della vita e può succedere in ogni secondo che viviamo.